Nel Giovedì Santo di Pasqua, il mondo dell'arte e della cultura pesarese rende omaggio al maestro Giuliano Vangi, uno dei più grandi scultori transitati a cavallo fra vecchio e nuovo millennio. Nel Duomo di Pesaro, al cospetto di quell'iconografia cristiana tante volte rappresentata e rivisitata dalla matita e dallo scalpello di Vangi, la città si è stretta nell'ultimo saluto ad un uomo che con la sua straordinaria capacità espressiva ha lasciato tante tracce del suo passaggio sulla vita terrena. Da Pesaro fino al Giappone, dove da anni esiste il Museo Vangi. A stringersi all'affetto della moglie Graziella e dei figli Marco e Dario, la gratitudine della città di Pesaro, così come quella della vicina Fano, in cui Vangi ha intrecciato una preziosa connessione artistica, oltre alla Toscana Barberino del Mugello, luogo d'origine in cui Vangi nacque 93 anni or sono. Tre città rappresentate in prima fila dai sindaci in fascia tricolore presenti in cattedrale al fianco di altre autorità, dal prefetto Greco agli esponenti della regione fino alla presenza a Pesaro di Vittorio Sgarbi, che da critico d'arte fu vicino a Vangi sia nell'inaugurazione del Museo di Osaka sia nella personale allestita a Rovereto. Durante l'esequio il parroco Don Stefano Brizzi ha sottolineato l'umanità e la sensibilità dell'artista Vangi, una grandezza artistica che Pesaro omaggerà con un museo dedicato alla sua opera una volta completata la riqualificazione di Palazzo Mazzolari Mosca.